Ehi, tu non sei ancora iscritto al canale di Zeta? Sbrigati, non perdere tempo. Premi il tasto iscriviti, attiva la campanellina e ricorda di lasciare un bel pollice in su al mio ultimo video. Buona visione. Non credo sia un vulcano. Di sicuro un vulcano di emozioni, pieno di emozioni, però non è un vulcano. Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo ritornati con le build battles. Da un po' che non le portavo, cioè da una settimana che non le portavo, perché ho deciso di alternare le build battles con le badgers. E oggi andiamo a farci qualche build battles che manco Giotto sa cosa sono. Ladybug, Lawnmower, Snowflakes, River o Pigman? Fai River, dai. Ok, River. Bene, primis mettere a terra, ok, come erbettina. Poi mi serve acqua, l'acqua, secchio, acqua, secchio di acqua e direi di scavare un fiume. Un fiume, scaviamolo così, facciamo giusto un paio di buchi. Questo è il nostro fiume, che magari c'ha anche degli sgoccioli qua, di e qua e là. Ok, facciamo gli sgocciolini di qua e là, le varie perdite. Ok, ora riempiamo tutto di acqua. Vai, 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 vai. Anche una cascata non sarebbe male. Ok, qua rompi ancora un po', perché il fiume non è uguale, non è omogeneo. Ok. Poi mettiamo delle rocce, della roccia, della pietra. Pietra, mettiamo sta qua bellina. Metti qua in modo a caso, giusto per dare un senso di profondità, in modo che parte sotto la roccia e sembra tipo una caverna sotterranea. Ah, che bellina. Ok, polvere dell'osso per farci crescere un po' di vegetazione, un po' di bella vegetazione, ci va ogni tanto. Guarda qua le belle vegetazioni. Ok, poi anche un ponticetto in legno ci starebbe, in effetti sì. Ora lo facciamo, dove fai una cosa così e qui c'è poi il ponte. Sì, molto easy, però bellino, dai. Che attraversa tutto. Ok, riempi, chiudi. Ah, foglie, le foglie, metti le foglie, no, le foglie normali. Un po' di foglie sparse qui e lì. Guarda qua, in modo da essere bello vegetato. Si dice bello vegetato, non credo. Però è bellino. In modo che ci siano le foglie anche qua. Ah, che bello. Mettiamo un po' di fiorellini. Mettiamo i fiorellini sparsi qua e lì, eh. Poi metti un po' di vegetazione. Guardalo qui. Un po' di colori. Ah, che bellino. Beh, come fiume ci sta, dai. Come fiume ci sta, bellino. Votiamo. Carino. Ti darò. Ma troppo. Cioè, non è easy. Easy fatto così. Questo l'ha fatto bene, questo merita un bel good, perché se lo merita tutto un bel good. Fatto benino, eh. Fatto il ponticciuolo, e anch'io l'ho fatto, cos'è sta roba? Beh, un ponticciuolo un po' easy, però ti do un ok, dai. Do un ok. No, questo è bello. Questo ti darò un epic. Questi qua non mi ricordo come si chiamano. Questi cosini qua, volevo mettercene anch'io, ma non mi ricordavo come si chiamava. Questo sinceramente è troppo easy, eh. È troppo easy. Questo non c'è la terra. Ti do un poop perché non c'è la terra, cos'è? Dov'è che lo fai? Questo è bellino, dai, votate. Votate bene. Oh, epic, bella. Vedo un epic. Dai, forse sta qua è andata bene. Questo è carino. Ci ha messo l'alberello, ti do un ok. Carino, bellino. Sì, sì, mi piace, mi piace. Questo è un mare, quindi super poop. È un po' un mare, però va bene. Vabbè, ha messo fatto solo il ponte, bellino. Ti do un ok. Però è bellino, in effetti, sì. Ti do un ok. Questo no, questo ha messo anche gli animali, merita. Vince questo qua perché ha messo gli animali, secondo me. Ha messo gli animali. Sono arrivato nono, ma perché? Ho fatto un ponticciuolo bellino. Vabbè, bellino, dai, non era brutto il mio. Nono. Uffa. Nono. E ne facciamo subito un'altra, non demordiamo. Arriverà il giorno cui vinceremo una volta. Ci voteranno leggendari. Allora, la scelta è tra Piggy Bank, Bank, che non so cosa sia, castello. Il sushi, il coccodrillo, il calculator. Sushi non lo so. Proviamo a fare il sushi. Proviamo a fare il sushi allora. Mi serve il legno. Usiamo sto qua scuro che fa contrasto. Non lo so, non, cioè, ho mangiato il sushi ma non mi ricordo come. Cioè non so come farlo. Allora direi di fare tipo una barchetta, un piatto quadrato.
Ok, ora bisogna riempirlo tutto. Quindi sarà la cosa più lunga e noiosa di sempre. Ok, ora il sushi, se non sbaglio, è riso. Quindi direi di prendere la lana. Non so con che blocchi farlo, ma con quella lana mi sembra un po' triste. Usiamo il quarzo per fare il riso. Anzi, usiamo sto qui per fare il riso, va. E per fare la parte del sushi usa la terracotta o la lana. Usiamo la lana, la lana arancione, poi lana rossa per fare il gambero o quello che è. Quindi direi di fare tipo una cosa così. No, 3 e al... Oddio, è bruttissimo. Facciamo una cosa. Ci andrebbero gli slab. Lo so, però ci accontenteremo di quello che abbiamo, eh. Poi mettiamone uno qua. Aspetta, però ci andrebbe anche quello col gambero attorno al riso. Ma no, direi di fare tipo, cos'è, nigiri, se non sbaglio si chiamano sti qua. Fanne ancora uno arancione. Fanne uno arancione, ok. E poi ne fai uno ancora rosso. Poi ci facciamo il contenitore. Le bacchette, come possiamo farcele le bacchette? Facciamole col legno normale, facciamole così, che vanno in linea, ok. Bacchette. Perfetto, che bellino, dai, carino. Poi ci fa il contenitore della salsa di soia, direi di cambiarci legno. Prendiamo sto qua, un ciotolino. La salsa di soia però come gliela facciamo? Bella domanda. Bella domanda, usiamo il tappeto marrone. Marroncina la salsa di soia, quindi direi che col tappeto casca a pennello. Voilà, che bellino, la salsa di soia. Le bacchettine, direi di farci anche un bicchiere con dell'acqua. No, beh, dai, carino. Andiamo un po' di altre cose hanno combinato. Cos'è sta roba? Pup? Oh, io non sono esperto di sushi, però l'ho mangiato. Ah, io dovevo dare la forma così. No, non mi piace. È vero, magari la forma così la dovevo dare, veniva più bellina. Vince sto qua perché ha fatto l'omino che lo può. Magari è tutto bellino l'omino, ha fatto bene. Bellino anche questo qua, gli do un ok. Il sushi fatto così a me non piace, preferisco i nigiri, cose così, però... Oddio, questo qua è tutto... Come si chiama? È tutto wasabi, bello piccante. Buono, buono. No, questo è bellissimo. Ti do un good perché è bellissimo. Questi qua verdi non so cosa siano. Cioè, non l'ho mai visto. Ho visto questi qua, sì, con l'alga normale. Questo non mi ispira molto. Però è carino, dai, ti do un ok. No, non mi piace sto qua. Non mi piace. Super pupo, mi dispiace, non è bello. Non mi piace. No, devo farli frastagliati così, era il top. Era il top. Vabbè, sono cose che si imparano. Non davanti riusciremo a vincerne una, magari. Questo ha fatto... la striscia anche qua ci andavo. Non ok perché è bellino. Questo non l'ho capita, quindi super poop. Non l'ho capita. No, non penso che c'entri col sushi. Cos'è sto un polipo? Un polipo prima di essere cotto dal sushi. Non so se il polipo c'è nel sushi. Non lo so. Bellino, dai, votate bene. Bellino, dai, vota bene, votate bene. Sesto. Ma non è giusto. Vabbè, tu qua poteva vincere. Tu qua era bello. Sesto, però dai, sesto. Mettiamo GG. Uffa. Non è giusto, è un'ingiustizia. Qua cosa abbiamo allora? Octopus, Bell, Fairy, Vulcano, che è? THK. Facciamo Vulcano. Cos'è? Un bel vulcanetto. Un bel vulcanetto, allora. È fatto di roccia, quindi facciamolo abbastanza al centro. Allora facciamo... un bel vulcano, qua sarà un bel problema fare un bel vulcano. Bisogna essere veloci e dare effetti. Bisogna chiuderlo alla più o meno, anche se non è chiuso perfettamente. Chiudi, bisogna chiuderlo tutto bene. Qua poi bisogna farci facciamoci il contenitore per la lava. Qua dove esce, ok, quindi qua poi è roccia normale. Da di qui, facciamo che ci esce da di qui e famo che esce da di qui, va. Ok, possiamo far scenderlo così. Quindi scendi anche per di qui, ecco così, va. Che scende bene. Mi serve il magma, blocchi di magma. Non so come farlo. No, non posso usare questi blocchi. Ma no, altro tipo fuoco cosa ci può essere? Tipo fuoco, che ne so io. Mettiamo
della terra ci potrebbe stare. Non troppa, ma della terra ci potrebbe stare, tipo fiume, cose così. Allora, facciamo così, tipo montagnettola. Voilà, dai, oh, che bellino, che bellino. Ok, chiudi tutto qui. Fai partire tipo dell'acqua di qui, da qua dietro. Ok, acqua. Fai ripartire dell'acqua da di qui. Molto bellina. Poi metti. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Non credo sia un vulcano. Di sicuro un vulcano di emozioni, pieno di emozioni. Però non è un vulcano. Con l'ossidiana. Oh, meme. Bah. Con l'ossidiana però non è bellissimo. Almeno secondo me. No, non l'ho capito. Però è carino, eh. Non, però non, boh, non mi convince. Potevi metterci qualcosa in più, secondo me. Dai, il mio bellino, dai. Non è bruttissimo il mio. Dai, bravissimo, leggenda, rivotato. Questo è un vulcano. Che, zio, che vulcano ti fai? Che vulcani ti fai? Giusto per sapere. E questo è semplice, ma d'effetto. Ti darò un occhio. Però potevi metterci qualcosa in più, eh. Bah. E questo è bellino, quella pietra fatta così. Però troppa lava, secondo me. Ti darò un ok. Questo no, meno la lava, metticela. Notte fatto così è notte, figo. Blocchi di carbone. Sì, non è male, ti do un ok. Ma volevo metterci anche io quelli di lava, così ci stavano. No, non credo sia un vulcano. Non credo, non credo. Questo è quella bedrock. No, non mi piace. Almeno metterci un po' di lava. Essendo un vulcano, ci potevi mettere un po' di lava. Dov'è il vulcano? Easy, ti do un poop. È easy, troppo easy. Questo sono tutti vulcanetti messi così, ti do un poop anche a te. Potevi far di più, secondo me. Secondo! Per solo i due punti, mannaggia. Bene, 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 bene. Il vulcano ci ha portato la vittoria. Secondo, però, buono, buono. Siamo partiti male, ma siamo arrivati. Ora abbiamo capito il giro, ma io facciamo un bel ciapettino. Mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto. Fate un pollicione su nel caso vi fosse piaciuto questo video. Condividete il video con i vostri amici, con i vostri parenti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina, fate un salto sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!